vista la gara di ritorno, visto che il risultato è ancora... Un errore di Salvatore Aronica, subentrato a 5 minuti dalla fine ad un Dossena fischiato dal pubblico del San Paolo, consente al Torino di pareggiare una partita che il Napoli stava faticosamente conducendo in porto grazie a un gol del redivivo Cavani. Ma non sembra giusto attribuire i motivi del pareggio finale solo allo svarione di Aronica, piuttosto a un Napoli incapace di chiudere il conto con i Granata e Sciupone, specialmente con Hamsik, ben imbeccato da Insigne nel secondo tempo. La crisi azzurra, la prima nell'era Mazzarri, coincide con la vittoria dell'Inter a Torino e della Fiorentina contro il Cagliari, con il risultato di vedere il Napoli scivolato al terzo posto, incalzato dai Viola. Mazzarri a fine gara spiega così l'1-1. Era una partita difficile. Il Torino anche domenica passata ha pareggiato in casa della Lazio. Non è ancora imbattuta, è una signora squadra, gli faccio anche complimenti. Gioca con il portiere, quindi non è facile andarla a prendere. Siamo stati bravi a fare gol nel momento giusto. Siamo stati meno bravi e lucidi a chiuderla la partita, e ne avevamo tante possibilità, che poi in base anche alle caratteristiche dei certi giocatori che avevamo in campo poteva essere l'arma migliore. E tant'è vero che tante ripartenze nel momento in cui il Torino, stando in svantaggio, tentava il tutto per tutto per pareggiare, lasciava tanti spazi. L'occasione di Marek è sotto gli occhi di tutti, in altri momenti avrebbe fatto gol, 2-0, partita chiusa. E sarebbe stata una bella cosa, perché il Torino sarebbe stata la prima volta che avrebbe perso fuori casa, no? Quindi è un momento che ci va tutto storto anche negli episodi. L'errore di Totò, che è un giocatore comunque esperto, entrato fresco a 3 minuti alla fine per poter gestire bene ormai questo risultato, sotto gli occhi di tutti, è come un portiere come Buffon, grandi giocatori che ogni 3-4 anni fanno una papera, gli passa il pallone fra le gambe. Questo la dice lunga sul momento dove non ci gira nulla bene, va fatto passare e basta.